Ma io penso che sia vantaggio di tutti, non solo di pochi. Lo vedi bene questo grande evento? Lo vedo bene, l'Olimpiade in Italia penso che sia una cosa ottima, direi. Perché i critici dicono, attenzione che si spenderanno un sacco di soldi che andranno a debito per gli italiani. Beh, ma porterà turismo, porterà comunque persone in Italia, come l'Expo. Non è che non si può fare l'Expo, non si può fare le Olimpiadi, non si può fare le grandi opere, perché ci sono quelli che si corrompono meno. Abbiamo una magistratura molto attenta, forse bisogna risolvere i malanni d'Italia e non fermare le opere, perché come l'Expo sembrava dovesse essere un disastro, è stato un successo. Poi economicamente non è stato così positivo come si voleva, vabbè, però l'immagine dell'Italia ne è uscita forte sull'Expo. Con la nostra amministrazione pubblica la vedo dura. La vedo dura, facciamo un'altra figura da cioccolatai, secondo me. Sa che Renzi, Malago e Montezemolo ci provano? Beh certo, loro ci proveranno sempre, ma secondo me comunque è brutto dirlo, ma non siamo strutturati per poter fare una cosa del genere. Meglio rinunciare? Dobbiamo, secondo me sì, meglio che prima ristrutturiamo l'Italia e dopo possiamo fare qualcos'altro. Guardi, se è come l'Expo è stata un'occasione fantastica per Milano. Certo, siamo in Italia, quindi il rischio che invece ci siano dietro chissà quali altri interessi e che poi peggiori la situazione c'è. Tutto dipende da chi ha in mano poi il tutto. Sarebbero Montezemolo e Malagò. Non saprei, guardi, non saprei dire. Potrebbe essere un'occasione. O ci si concentra veramente sul recupero di quello che c'è, ma se si deve costruire, consumare, come si fa normalmente in Italia, io mi tirerei indietro. Io onestamente non la vedo bene, però. Perché? In generale non ho mai visto dalle Olimpiadi dei ritorni economici seri. Se uno pensa come si è ridotta la Grecia con le Olimpiadi del 2004, se ricordo, meglio non pensarci. Non è solo diffidenza per i furti, secondo me se devi mobilitare degli investimenti ti inventi qualcos'altro e non c'è bisogno di passare per le Olimpiadi. No, io penso che sia un'occasione positiva, visto anche la poca fiducia che avevamo nell'Expo, invece poi comunque nonostante gli inizi siano stati un po' difficili poi è andato tutto bene, quindi lo sport è per tutti come si dice, quindi io sono contenta di questa cosa e spero che possa accadere. Se fosse magari Milano sull'esperienza Expo sarebbe meglio, purtroppo se lo si farà a Roma si vedrà cosa succede. C'è il rischio di qualche pasticcio a Roma? Beh, non è che lo dico io, basta leggere i giornali. Io non sono grandemente a favore degli eventi mega, per cui preferirei un investimento più diffuso nella vivibilità dell'Italia, più che una scelta rivolta alle grandi manifestazioni e poi magari invece una disattenzione sulle cose piccole. Quindi faccio parte degli entusiasti, però bisogna essere attenti a non sperperare denaro pubblico. Si fida dei vari Montezemolo, Malagò e quant'altro? Questa è una domanda un po' difficile a cui dare una risposta. Perché sorride? È perché insomma le prove che hanno dato fino ad oggi non sono confortanti. Se l'Olimpiade è un fatto sportivo va bene, se invece l'Olimpiade versa sullo sterco del diavolo se lo tengano. Lo sterco del diavolo è inevitabile per fare le infrastrutture. Sì, però se lo sai gestire bene lo neutralizzi. Ma si fida di queste persone? No, io non, personalmente non posso dire niente, perché non li conosco. Finché non li beccano con le mani nel sacco, qui deve succedere così. Perché il problema qual è? Che non è gente di valore, non è gente con la quale dai una stretta di mano e hai concluso l'affare. Secondo lei siamo pronti per fare queste Olimpiadi? Loro dicono di sì. Ma bisogna fare tanti lavori. Prego, prego, si accomodi pure. Stamattina ho sentito Salvini che diceva che vuole candidare Roma, ho capito, ma visto le strade, visto i bordelli che ci sono. Se qualche lavoretto va fatto. Abbastanza, molti lavoretti. Comunque. Sinceramente non sono d'accordo. Quindi cosa propone? Di non farle in Italia, cioè di togliere la candidatura per quanto mi riguarda. Motivo fondamentale? Motivo appunto lo spreco di soldi inutili, soldi pubblici inutili. Per dare cose che secondo me dobbiamo risolvere altre cose più importanti, credo. Se ci fosse un referendum, lei direbbe sì o no a questa candidatura dell'Italia? Comunque sì. Sì. Comunque sì. La candidatura sì. Sì, sì. Grazie, auguri. Grazie. Grazie.